Loris Barbetta, allora sei entrato in corso d'opera, intanto cominciamo proprio dalla tua grande occasione. È stato bravo il portiere, ma molto bravo anche tu al 44esimo, quel colpo di testa. È stato un bel colpo di testa, almeno dal campo sembrava così, il portiere è stato molto bravo, faccio i complimenti a lui. Siete rimasti in 10 per oltre un tempo e se vogliamo nella ripresa forse le occasioni più limpide per passare in vantaggio le avete create proprio voi? Sì, certo, questo ti fa capire la compattezza che abbiamo come squadra, come chi è entrato, chi è uscito, chi era in panchina, eravamo tutti in piedi a fare ognuno il tifo per l'altro, quindi siamo una squadra molto compatta e questo è l'esempio che riporta questo. Squadra compatta, determinata, aggressiva, un punto qui a Sora in queste condizioni, poi avete fatto sicuramente i complimenti anche al portierino, a Tantignani, che ha parato quel calcio di rigore. Certo, è entrato, si è fatto trovare molto pronto, sappiamo che venire qui era difficile, come un campo difficile, una piazza abbastanza importante e rimanere in 10, come hai detto tu, da subito rafforza ancora la squadra che siamo noi adesso. Siete ancora lì in cima, anche se la classifica si è un po' accorciata. Sì, siamo in cima e speriamo di rimanerci a lungo. Senti, ancora una volta l'affetto dei tifosi, in 300 vi hanno sostenuto, applaudito. Meglio di così. Sì, eravamo uno in meno in campo, però siamo tornati in 11 perché c'erano loro sugli spalti, quindi ci danno sempre una grossa mano e fa molto piacere. Domenica prossima tornate nel vostro Angelini, davanti al vostro pubblico, contro il Tivoli. Dobbiamo mantenere questa fila di risultati positivi, ovviamente, portare a casa una vittoria perché dobbiamo rimanere sempre in cima alla classifica.